Il genere hack and slash, ovvero videogiochi basati principalmente sull'uso delle armi bianche nel combattimento, vanta grandi classici arcade dai titoli indelebili come Rustan, Golden Axe, Ninja Gaiden, King of Dragons e moltissimi altri. E questi videogiochi hanno ancora oggi un posto speciale nel cuore di chi ha trascorso pomeriggi in sala giochi o a casa propria in compagnia di amici. E questa passione muove ancora oggi programmatori e sviluppatori nel realizzare videogiochi che possono restituire quella magia di gioco cooperativo e competitivo tipica di quegli anni. E in questa puntata di V per Videogiochi vi voglio parlare proprio di un videogioco sul genere che uscirà nel 2024 dal titolo Avatar, un nuovo videogioco indipendente in fase di sviluppo, ideato e creato da due fratelli spagnoli, David e Javier Garay. La storia del gioco vede i demoni di Avatar che vengono risvegliati dagli dei per punire e distruggere la civiltà di Atlantide. Sarà compito di un gruppo di eroi tentare di salvare Atlantide, affrontando orde di feroci demoni attraverso un percorso ricco di insidie e trappole mortali, per rispedire negli abissi i cattivoni e riconquistare la benevolenza degli dei. Avatar è un platform action ispirato proprio ai videogames presenti nelle sale giochi, nelle console e nei computer domestici tra fine anni 80 e primi anni 90, ma un po' diverso. Graficamente il gioco si presenta in una pixel art molto pulita e definita, sia nelle animazioni di vari personaggi e dei nemici, che dei fondali, ben curati ed evocativi. La scelta degli sviluppatori di bilanciare il più possibile l'aspetto visivo del gioco, senza rendere i personaggi troppo deformi, si è rivelata molto impegnativa e complessa. Questa si è dimostrata una sfida molto interessante per il team, che ha dovuto impegnarsi moltissimo nel realizzare i loro personaggi principali. Prendiamo ad esempio Critias l'assassino, realizzato nei minimi dettagli con proporzioni del tutto reali. Pensate che è alto solo 27 pixel, a differenza di Axe il barbaro di Golden Axe che ne misura 60 o Simon Belmont del NES che ne misura 30. Questa decisione di mantenere le proporzioni dei personaggi ridotte principalmente è dovuta alla possibilità di giocare fino a 4 player contemporaneamente. Non trattandosi di un beat'em up ma di un platform game, questa scelta è stata adottata per poter bilanciare le partite da 1 a 4 giocatori, mantenendo così una buona visibilità sui piani multipli del livello. I quattro personaggi che potremo utilizzare sono il barbaro, il più forte e il più duro di tutti, la valchiria, combattente difensiva e specializzata in contrattacchi, l'assassino, agile, veloce ed eccellente nel saltare sulle piattaforme, e un mago, maestro di spada e stregoneria. Avatar, una volta terminato, vanterà 12 zone completamente diverse con 5 livelli ciascuna, 12 boss finali e oltre 100 nemici vari, tutti progettati in pixel art. E la colonna sonora, interamente realizzata in chiptune, conterà più di 40 brani originali, composti per esaltare il più possibile l'esperienza di gioco. Nelle varie opzioni sarà disponibile anche un filtro CRT da utilizzare per rendere visivamente il gioco più arcade style possibile. Avatar è previsto per l'inizio del 2024 e sarà rilasciato su Steam e Switch in formato fisico e digitale. C'è anche la possibilità che venga convertito per PS4, PS5 e sulla linea Xbox. La scelta visiva di realizzare il gioco in pixel art, i personaggi sobri e proporzionati, l'ambientazione fantasy e la possibilità di giocare in 4 contemporaneamente hanno acceso il mio entusiasmo e la mia curiosità su questo titolo di prossima uscita. Se Avatar piace anche a voi e volete continuare a seguire questo progetto, vi lascio in descrizione tutti i collegamenti. Nell'attesa che questo gioco finalmente possa diventare realtà, mando il mio più grande in bocca al lupo a questi fratelli e al loro sogno. Mentre noi ci vediamo al prossimo video.